Buonasera senatore, io sono Monica Samona, consigliera comunale del Partito Democratico e insomma mi sono scagliata in qualche modo contro sia le dichiarazioni del sindaco in merito alla bocciatura di qualunque progetto alternativo alle trese, nuovo progetto, sia ovviamente, come è stato ricordato, le dichiarazioni di Alessandra Monetti, poiché non erano conformi a quanto deciso più volte. Certamente io probabilmente ho un'idea che non è conforme, quindi lo dico, probabilmente un'idea più mia, perché il Partito Democratico ad ora si è espresso per la comparazione dei progetti e quello giustamente è quello che ho sempre portato avanti anche ovviamente in Consiglio Comunale. Detto questo, mi voglio solamente leggere due cose e poi farle una domanda. Lei ricordava proprio la sentenza del TAR che è di importanza proprio preminente. Io l'ho letta e penso sia una sentenza veramente splendida, cioè bellissima. Se si legge, da quella sentenza veramente si capisce tutto. Allora io leggo, dalla sentenza si legge che l'equilibrio della laguna è già stato alterato negli anni 60 con lo scavo del canale dei petroli, e che questo insomma sta comportando un'erosione sempre più della laguna stessa, quindi qua quasi a farla diventare un braccio di mare. E dall'altra, la cosa forse più importante, ne dice tante questa sentenza, ma ne cito solo due. La cosa più importante dice che deve essere insomma considerata la legge speciale per Venezia come preminente, proprio perché speciale, che dice la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. Allora la domanda è, dato che la sentenza ha messo in luce che probabilmente altri scavi non potranno essere fatti, dato che le navi, come è stato ricordato, sono sempre più grandi, dato che il fenomeno del gigantismo navale, quindi da un lato probabilmente non si potrà scavare per queste ragioni e forse non servirà scavare, cioè nel senso non basterà, perché probabilmente tra 10 anni ci ritroveremo un punto a capo. Allora, proprio per queste ragioni chiedo un impegno insomma ai senatori per sollecitare il governo affinché venga iniziata a pensare a una soluzione che sia per i prossimi 20 anni, 30 anni della laguna, quindi se forse non sia fin da ora necessario a pensare ad un progetto che sia esterno alla laguna, perché ovviamente insomma Venezia nella sua unicità e non specialità ha bisogno di una prospettiva di lungo termine. Grazie.